Gli Hornets passano nelle mani della famiglia Pozzo. Pochi giorni fa, infatti, i proprietari dell'Udinese hanno acquistato il Watford, squadra che milita nella Championship inglese. Nella storia centenaria di questo piccolo club dell'Hertfordshire c'è un nome altisonante. È quello di Elton John, da sempre grande tifoso dei Calabroni. Il cantante pop nel 77 ne è divenuto presidente, regalando alla squadra una delle sue stagioni più proficue. Sotto la guida del giovanissimo Grant Taylor, infatti, il Watford inanellò 3 promozioni consecutive, arrivando poi a esordire nel 1982 nella First Division. Ma non si fermò qui la cavalcata degli Hornets. La prima stagione, tra le grandi del calcio inglese, le regalò uno storico secondo posto, alle spalle solo del grande Liverpool di Rush Daglish, coronato dalle 27 reti del bomber Luther Blissett. Poi flop colossale nel Milan di Ilario Castagnier. Sempre sotto il controllo di Elton John, l'anno successivo ci fu il debutto in Europa, con un'amara avventura in Coppa UEFA terminata agli ottavi di finale contro lo Sparta Praga. E infine la triste finale di FA Cup, persa contro l'Everton. Da allora Elton John ha cambiato più volte la sua partecipazione all'interno della società inglese, ma non ha mai smesso di tifarla e sostenerla. Ormai però quella cavalcata, partita nel 1977, è un lontano ricordo. Dalla fine degli anni 80 il club è andato incontro a varie retrocessioni, e 10 anni fa ha pure dovuto fare i conti con una grave crisi economica. Auguri quindi alla famiglia Pozzo. Non saranno supporters del Watford quanto Elton John, ma la speranza è che riescano a fare anche qui quanto stanno facendo con l'Udinese. E allora, per i tifosi giallorossi, l'epoca di Grant Taylor e Luther Blissett non sarà più un lontano ricordo.